Stiamo andando a far sistemare quelle due robine della bici, sperando che non ci pelino, perché stiamo andando da un rivenditore, dal concessionario Trek. Ma non ci fidiamo, come dicevamo, non ci fidiamo a fare il giro senza prima dare un'occhiata seria. Ciclettaio, perché quei simpaticoni della Trek ci hanno detto che sono pieni di prenotazioni, quindi adesso ne cerchiamo uno così un po' a caso qua in giro. E ce n'è uno a Humaci, che è un quartiere qua dove vendono le McLaren, un quartiere un po' su, diciamo. Quindi non so quanti prezzo ci faranno, però vabbè. Le bici vanno montate bene bene, soprattutto quelle. Bene bene devono essere montate. Bene bene. Stiamo imparando la pazienza degli orientali. Ma fa pure di prendere il sì, l'ha capito, vedete. Abbiamo appena finito di sistemare le bici. Per la seconda volta abbiamo fatto dare un'occhiata. C'è qualche problemino tecnico. La mia. La sua. Apparentemente non grave, speriamo che non peggiori. Però la soluzione era cambiare il deragliatore. Un pezzo originale, non lo finiamo più, basta. Sì. Incrociamo le dita. Il difetto, il problema era che il deragliatore dopo il viaggio in aereo si è un po' piegato. Mi ha detto che sarebbe meglio o cambiarlo o tenerselo così com'è, perché non si può fare altrimenti. Cambiarlo voleva dire aspettare che la Trek, che è la marca di bici, gli fornisce il pezzo, e noi però venerdì dobbiamo andare e non abbiamo tempo. Allora mi ha detto: te lo lascio così, l'unica cosa, non mettere la prima e l'ultima marcia, che sono marce che francamente io non ho mai usato, quindi. Girare qui in mezzo con la bici è una gran fortuna, perché ti risparmia un sacco di strada a piedi e un sacco di stress. Vero.
Questo è il castello di Osaka. Noi non ci entriamo perché ci siamo già stati nel precedente viaggio. Per cui ci fermiamo un attimo, andiamo piuttosto a vedere il museo di Osaka. Ho fatto un saltino velocissimo in un negozio di bici da corsa perché il pedale si muoveva. Allora ho detto, ci sono passato davanti, mi sono fermato e tecnicamente adesso avrei dovuto risolvere tutto, a meno che non venga fuori un qualche altro rumorino. Non è nero, è grisù, guardalo, è un frigone. È inutile che ti nascondi dietro l'immondizia, eh. Meo. Tieni un'altra qua. Vabbè. Gatti fifosi. Sì, è malmostoso. Però è enorme, cavolo, è enorme. Questa è una delle famose vending machines, sono distribuite dappertutto in Giappone e sono molto colorate, hanno bibite di ogni tipo, economico, pratico e presente dappertutto. Eccoci. Sentite. Grazie. Adesso vediamo cos'è sta schifezza. No vabbè, adesso penso che sia buono, spero. Ovviamente non penso che diventeremo grassi durante il viaggio. Cos'è che dici? Non credo che diventi. Sei accorta della telecamera, la Candy. Cos'è stato? È qualcuno che ti prova a ciulare la bici. Deve essere veramente piatto come un biscio strisciante. Beh, cos'è che dicevi riguardo ai grassi? Non diventeremo grassi durante. Comunque questo qua, che sembra acqua, è tè alla pesca, però è trasparente come l'acqua, sembra acqua e invece ha proprio il sapore del tè alla pesca. Siamo seduti davanti al tempio shintoista. Che poi non è un tempio, quella lì è proprio una casa, ma fa da mo' di pagoda. Simpatico. Quartiere degli abati, questo di Osaka. Vedo che gli abati si trattano bene in quanto a macchine lì, cioè, vabbè, no. Tutto il mondo è sempre stato così.
Cioè non so cosa prendere perché non so quello che c'è scritto. Non c'è proprio alcune cose sono molto appetitose, altre sono un po' inquietanti. No, per carità, no, grazie. La pizza, stavo a casa se volevo la pizza. La gente che mi vede filmare pensa che questo qua non ha mai visto un granchio in vita sua. Sakura ma no, ma magari ci stiamo, no? Ci stiamo? Con calma, con calma. Ah, no, no, porca di quello. Devo andare a controllare se ci sono le bici. Sì, sembra che ci siano, quindi continuo. Adesso bisogna scartare il cetriolo. Vale a dire, questo dalla superficie irregolare che abbiamo preso alla cieca, noi non sappiamo che cosa sia. Mai visto un cetriolo bitorzoluto? E non so, apriamo, allora facciamo l'unboxing del cetriolo. Dai. Ecco, ecco. Ai. Ah, hai visto? Ah, volevo fare gli spavaldi. Come l'hanno? No. Ce l'ho fatto questo. Eccolo qua. Lo apriamo? Lo spacco? Spacca, no, non sul letto, non sul letto, magari fa un bordello sul letto. Non abbiamo niente neanche da... Io pure. Sì, sì. Ma che cos'è? Ecco. Ma non è... Ma cos'è questo? No, ma senti che puzza che fa. Ma cos'è? Cos'è sta roba? Ma cosa abbiamo comprato? Ma si mangia così questo qua? Non sappiamo neanche cos'è, magari è velenoso, tipo le patate le devi cuocere. Cosa mangi? Cosa mangi? Non sapere che gusto. È piacere, ma... Poi ha una consistenza anche... farinosa. Sa di... Ma bene, adesso te lo mangi te, l'hai voluto? Ecco qua. Ecco. Ecco.
te lo vendono una roba nel supermercato e lo mangiare, è velenoso. Anche le patate se non le cuoci sono velenose, pure le vendono.